oggi sono qui a scoprire una nuova realtà che non conoscevo, un'azienda dove si producono occhiali artigianali. E incredibilmente riesco a visitare una realtà di questo tipo, non in Cadore, dove sono concentrate tutte le attività che si occupano di occhialeria in Italia, ma in Basilicata. Infatti siamo nella zona industriale Tito, vicino a Potenza, e con Raffaele Ricciuti scopriamo la 1955. Raffaele, come si inizia, come si lavora su un settore così fuori contesto, possiamo dire, e si decide di portare avanti un progetto così ambizioso qui in Basilicata? Io per molti anni mi sono occupato di sviluppo locale e mi sono occupato di tante tipologie di aziende che operano nell'agroalimentare, aziende che operano nel settore della casa, della moda. E in questi anni mi sono reso conto che non esistono barriere per cui una zona ha una vocazione più di un'altra. Noi abbiamo rilevato, io insieme con i miei soci abbiamo rilevato questa fabbrica che esisteva già e siamo partiti dalle capacità manuali che esistevano già. Il nostro responsabile della produzione produce occhiali da 30 anni e soprattutto lo fa con passione. Spesso e volentieri lo trovo la domenica mattina qui che lavora perché non ha nient'altro da fare e viene qui a fare qualche lavoretto, qualche cosa Che hai in che ha mente? in mente. E chiaramente, come dire, mettere insieme queste competenze, che sono competenze diverse, perché io vengo da un mondo completamente diverso, ha fatto nascere nel gruppo, che non è fatto solo dai soci, ma è fatto anche dalle persone che ci lavorano dentro, ha fatto nascere, come dire, la voglia, l'ambizione di fare un prodotto che è superiore agli altri. Perfetto, quindi diciamo che nella sfida imprenditoriale di creare questa cosa con una filosofia così profondamente seguita, io ho potuto vedere come in ogni fase della lavorazione c'è veramente una cura e un'attenzione, posso dire in senso positivo, maniacale ai particolari e a tutti gli aspetti proprio fisici. Cioè, quello che ho rilevato è proprio questo amore per la materia, per l'oggetto, che è quel livello, quell'artigianalità che poi è l'arte, no? Noi parlavamo prima degli artisti rinascimentali che in realtà in Italia erano proprio artigiani, e in questo momento c'è anche nell'ambito dell'arte tutto questo discorso su come si è slegato, no? La capacità manuale, il prodotto col valore dell'opera d'arte. Io credo che in questo senso anche sul prodotto come l'occhiale questo valga tantissimo. Assolutamente. Secondo te nel mercato, un mercato come quello dell'ottica, c'è un filone, una fascia del mercato che è in grado di apprezzare e valutare un valore aggiunto così grande nell'occhiale? Dal mio punto di vista, sì, a patto e condizioni che si ricrei la catena del valore, cioè che ci sia l'artigiano, l'industriale che abbia la voglia di fare un prodotto fatto bene e che poi ci sia la catena successiva, cioè quella che è fatta da quelli che comunemente vengono chiamati agenti e che io preferisco chiamare partner e dagli ottici. Che poi sono capaci di spiegare il prodotto esattamente come succedeva 50 anni fa, quando tu entravi in un negozio e trovavi il commesso che era capace di spiegarti se la maglia era fatta di lana piuttosto che di Certo. cashmere. Allora, laddove tu trovi queste competenze, e quindi è fondamentale creare questa catena, laddove trovi queste competenze, riesce ad uscire dalla massa e a far apprezzare il prodotto. Noi siamo certificati 100% Made in Italy, ma non perché, come dire, affittiamo la stina al frontale, no, perché noi facciamo tutto il processo completo, dall'inizio alla fine, e questo ovviamente per i nostri clienti è un valore, perché nel momento in cui c'è una sola azienda che produce il prodotto dall'inizio alla fine,
possono contare su una riservatezza che in altre situazioni non Certo, c'è. che questo c'è anche una visione d'insieme del progetto, no? Per cui il prodotto è un'idea unitaria che nasce e si sviluppa tutta nello stesso luogo con la stessa energia. Io credo anche un po' in questi valori intangibili, per cui l'energia che c'è attorno alla nascita del prodotto rimane quella positiva dall'inizio alla fine. Sì, noi proprio per questo ci siamo dotati anche, come dire, della parte a monte della produzione dell'occhiale, cioè noi abbiamo un piccolo ufficio che praticamente, che spero che in futuro diventi sempre più grande, dove c'è una persona locale, perché poi anche questo conta molto, tutte le manovalanze. O meglio, tutti i partner che Sono qui. sono locali. Abbiamo il nostro reparto di design che è in grado di curare dal disegno fino alla realizzazione del prototipo e quindi dell'occhiale. Grazie Raffaele, è una bellissima scoperta e tanto in bocca al lupo a questa azienda che ancora può fare tantissima strada. Grazie.